Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo makeover dei nostri townies preferiti, ovvero quei sim che ci hanno aggiunto nella galleria, che abbiamo tutti nella galleria, ma che effettivamente non usiamo mai perché sono stati aggiunti all'inizio, quindi sono personalità molto particolari, a me piacciono particolarmente, però effettivamente non li abbiamo mai utilizzati. Oggi ragazzi siamo qui con Jun Kai. Allora, innanzitutto io vi voglio ringraziare perché abbiamo raggiunto, anzi abbiamo superato i 1400 iscritti. Sono molto contento di questo periodo perché il mio canale sta crescendo costantemente, piano ma costantemente, sono molto contento. Vi dico anche che molto probabilmente dalla settimana prossima, cioè da domani, perché oggi sarebbe domenica per voi, torneranno anche la Legacy Challenge Sierra, oltre al gameplay di Vita Ecologica. Quindi mi raccomando, non perdetevi le ultime novità. Ovviamente se siete nuovi sapete già che dovete iscrivervi e che dovete andarmi a seguire su Instagram. Allora ragazzi, Jun Kai o Jun Kai, non lo so come si dice. Comunque la nostra Jun io trovo molto bella, è una simina asiatica ma non troppo secondo me. Lei ha questa aspirazione regina della cucina, quindi bongustaia, ambiziosa, ma la cosa che mi piace di Jun Kai è Jun Kai, non so come la possiamo chiamare, non lo so, è instabile, questo tratto abbastanza particolare. Comunque ragazzi, oggi andremo a fare il suo makeover senza modificarla troppo. Allora, innanzitutto io le voglio levare il trucco perché la voglio vedere nature e ci piace. Allora, lei c'ha questo capello molto colorato, quindi io andrei un attimo a vedere i capelli che sono stati aggiunti sempre con Vita Ecologica, perché per le donne quelli corti non è che li abbia tanto visti. C'è questo che è molto bello, ma ci sono, vabbè, questi no, in realtà sono maschili se proprio dobbiamo dirla tutta, anche questo, però Jun Kai questa capigliatura mi piace tantissimo, veramente veramente tanto raga, quindi potrei decidere di mettergli questa capigliatura oppure questa. Secondo me questa ci sta da Dio, anche perché lei aveva quei capelli semicolorati, quindi decisamente apprezzabile questa... voilà, che sguardo profondo! Adoro, adoro, mi piace un sacco, anche col sopracciglio molto spesso. Beh, molto bella, questa qui mi piace ancora di più. Strafiga! Mi piace, lei non è per niente male, raga. Ecco, mettiamole tipo un piercing. Oddio, io metterei il septum a tutti. Vabbè, però questo piercing sul sopracciglio non mi dispiace. Lei aveva queste... no, questa è solo una. In realtà forse dovremmo mettere... dove sono le... ecco. Le piume, no vabbè ragazzi, ma queste piume ora con questi capelli non mi piacciono, quindi io direi che quasi quasi le metto i dilatatori. No vabbè, non odiatemi dai, vi prego non odiate. Oddio, anche queste perle un po' così non mi dispiacciono, però ci sono i dilatatori che le sta... oddio, stanno diventando tutti un po' street. Questa cosa potrebbe anche piacermi. Dai, li metto i bottoncini così. Andiamo sul trucco. Io lei le farei un trucco molto, molto particolare. Tipo questo trucco di MAC. Ancora devo capire come utilizzarlo, raga. Oddio, lei starebbe... oh, girl. No, forse non proprio con questo. Un trucco particolare, tipo se io ti metto questa matita nera, ok, senza occhi però, voilà, sai che non mi dispiace? Sai che non mi dispiace? Magari un... ti metto un fardino, che dici? No, ma io ti voglio un po' chiara, esatto. E sulle labbra io ti metterei, vabbè, il... lei ha delle labbra molto molto belle, ragazzi. Quindi potremmo sfruttare questa situazione. Oddio, ma è bellissima!
È bellissima. Io non le, come avete capito, questi makeover io non li voglio, non voglio cambiare questi sim in maniera proprio dra. Oddio, quante robe ci sono. Comunque dovrei scaricarmi la mod per vederne 4 alla volta, perché sennò. Girl. Quindi un po' street ma anche un po' sobria, ci piace, anche se questo le dona. Oddio, bellissima. Oddio, questo giubbottino di jeans, adoro, adorabile. Fatemi capire un po'. Wow. Beh, molto bella. Sa molto teenager americana. Ok, questo bordeaux con le cose un po' leopardo qui, leopardate, mi piacciono. E io direi di andare di pantaloncino di jeans, o comunque un jeans. Voilà. Questo ci sta da Dio ragazzi. Oddio, nero ci starebbe ancora meglio. Però anche un jeans bello scuro non mi dispiace. E andrei di stivaletto a questo punto. Questo, vabbè, top. Oppure il classico. Adoro, adoro. Beh, molto, molto teenager, molto teen con questo look. Comunque mi piace. Per quanto riguarda il formale, io andrei, terrei questo, come si dice, questo trucco perché mi piace. Ma andrei a modificare leggermente. Tipo le scioglierei un po' i capelli, tipo così. Puff, adoro. Ci sta raga, ci sta. Andiamo a capire un po' cosa possiamo mettere a livello, vabbè, chic, lei subito, sciccheria. È un po' cinesua lei, quindi, questo ci sta moltissimo. Un po' rosso? Non lo so. Oddio, forse questo nero con le impunture rosse non mi dispiace. Però cambierei magari, ecco, metterei una scarpa un po' più elegant. Elegant, adoro! Chic, molto chic. Andiamo sullo sportivo dove torna la nostra coda, dove io toglierei anche il trucco, metterei giusto un filo di matita così a far vedere che, insomma, anche una cosa, no, questo è un po' too much, no, troppo, troppo. Aspetta, aspetta, che questo viene considerato giustamente ancora ombretto. Andrei tipo con una cosa proprio simple, simple, giusto per gradire una matitina, per non essere proprio lasciati al nulla. E direi che qui ci possiamo sbizzarrire con le cose di tenuta sportiva. Innanzitutto, vabbè, questo adorabile. Ed è adorabile anche perché noi molte volte li vediamo nel CAS, queste robe, ma hanno queste stampe tipo di vita universitaria. Ma in realtà, se voi cambiate i colori, sono stupendi questi. Oddio, poi lei ha un fisico mozzafiato. Vabbè, io sti pantaloni della tuta li metterei ovunque. Anche questo è molto bello. Però forse è più bello questo se glielo mettiamo giallo in tinta con i laccetti. Ci piace ragazzi. Oddio, le scarpe gialle, nine, meglio così. Oddio, mi sta piacendo tantissimo questa Junkei. O Junkai. Siamo da notte, quindi io andrei, andrei nuovamente a sciogliere i capelli. Sciolgo le trecce ai cavalli. Però questa volta toglierei del tutto il trucco. Siamo un po' più sobri. Ora, voi sapete che io metterei, a prescindere, il nuovo maglione barra pigiama di vita ecologica. Questo qui un po' di lana. Però vorrei modificare un po'. Quindi andrei tipo con una robina del genere. Oddio, potremmo metterle anche la giacchetta, no, ti prego. Tu immaginati quando si sveglia quando fa colazione. Chic lei con il cardigan addosso. Ora, i colori chiari, devo dire, che su questi sim non stanno proprio bene. Perché le carnagioni chiare sono, secondo me, un po' troppo chiare. Non essendoci peli, non essendoci nei, non essendoci grandi cose, tipo i colori chiari muoiono un pochino. Comunque, questo sarebbe il pyjamas. Quindi direi che potremmo metterci, no, un leggings, un po' più tranquilli potremmo anche stare. Tipo questo che riprende le linee, mi piace. La scarpina così ci piace, ma gliela mettiamo chiara, così da evitare. Per quanto riguarda invece, andiamo wow, già mi piace, devo dire la verità. Da festa, questo capello ci sta tantissimo. Ma vorrei giocare un po' con gli outfits. Tipo, vabbè,
Questo adoro, Cinesua. Adoro anche il viola, dai, un po' di colore, raga, lo vogliamo dare a sti sim, perché li faccio tutti bianco e nero io. Beh, a questo punto, vabbè, la gonnellina ci starebbe, forse anche no. Anche il pantaloncino, un po' così, un po' trasparente. No, questo mi sembra un po' too much. La gonnellina così anche mi sembra un po' too much, ragazzi, ma anche il jeans. Oh, girl, forse. Ora, magari questa di moschino. Oddio, anche il pantaloncino in pelle così ci piace. Però leviamo questa scarpa, come dice il mio ragazzo, ci vuole uno stivaletto, ragazzi, per rendere tutto un po' più giovincello. Uno stivaletto, un cararmattino, tipo, aspetta, oddio, non ci stanno stivaletti che mi gustano. Se gli mettiamo uno stivaletto così, non è uno stivaletto per me questo. È solo una scarpa alta, ci starebbe da Dio questo. Allora, aspetta, gli mettiamo questo e gli metto anche delle calze. Voi sapete, io amo mettere lo stivaletto e la calza alta, tipo, girl, troppo alta. Un po' più corta, bravo. Bianca? Oddio, ci starebbe grigia, raga. Tutta scura? Oppure un po' così, un po' too much, secondo voi? Ci starebbe, sapete? Non sarebbe male questo Mime. Oddio, una cozzaglia di stili. Però se voi vedete mimetico, Mime, ci potrebbe anche stare. Dai, un po' particolari questi sim. Questo è il costume da bagno, non ci dispiace. Andiamo nel clima caldo. Questo capello è super approvato, raga. Andrei di lavoro a maglia oppure di... Sì, mi piace questo lavoro a maglia. Questo è di Strangerville, tra l'altro, raga. Ci sta su di lei, abbiamo capito che il viola è un colore che le dona abbastanza. Clima caldo, io direi di andare, oddio, de pantaloncino così, mi sa un po' di zuava che va a lavorare nelle campagne, non lo so. Andrei, sì, di pantaloncino, magari una cosa, anche grigio, sai che non mi dispiace. Scarpa, bello, uno stivale, un sandalo ci piace, forse too much con i colori. Forse più un sandalo così. Ci piace moltissimo, tantissimo, raga. Per quanto riguarda invece... girl, sì, too much. Too much questi orecchini. Too much. Dai, su, via. Ma poi io volevo capire. Questa se mette in base a, all'outfit decide di mettere... Basta con questi orecchini. Decide di mettersi il piercing oppure no. O comunque lo cambia. Vabbè. Mettiamole un cappellino. Le metterei... Ok, questo cappellino ormai per me è stupendo. Però le metterei una cosa un po' più street. Un po' esatto, così. E andrei a scegliere... Eviterei questi guanti. Andrei a scegliere un qualcosa di meno... ecco. Questo non mi dispiace, questa giacchetta. Devo dire che con questa nuova espansione mi piace molto, anche queste cose che hanno aggiunto per appunto il clima invernale. Sono molto carine. Sono veramente carine. Oddio, no, leggings de lana così, aiuto. Fatemi capire un po'. Volevo una cosa semplice, ma non troppo. Anche un... Ok, no, se te lo metto nero non ci sta un... non ci sta proprio. A te ci vuole un jeans, ho capito. Dai, ci vuole un jeans, semplice. Una salopette. Beh, non ci dispiace, una salopette nera, così da fare un po' di forma. E devo dire che questa scarpa neanche mi dispiace. Quindi io la lascerei così. Va bene, ragazzi. Allora, andiamo a rivedere i vari outfit. Abbiamo questo outfit, diciamo, quotidiano. Un po' invernale, raga. Sarà perché siamo ancora a giugno, ma oggi qui diluvia come se fosse inverno. E quindi ancora mi sento di vestire i sim in maniera invernale. Formali, sportivi, adoro. Da notte... Da festa, adoro. Oddio, questo non è tanto invernale. Costume da bagno, clima caldo e clima freddo. Mi piace anche forse, dato che siamo nel mese di giugno,
anche un po' Pride, un po' LGBTQ+, questa simmina, devo dire la verità. Comunque, mi piace tantissimo, la trovo molto sensuale e credo di averla migliorata tantissimo. Fatemi sapere se la scaricherete, ovviamente la troverete in galleria con l'hashtag Daniele Danzu. E nulla ragazzi, se siete nuovi vi invito a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram, mettere un mi piace, commentare, ma soprattutto, se vi va, condividete questi video sui vostri social, così da farmi conoscere un pochino di più. Comunque niente ragazzi, io spero che vi siate divertiti e nulla, io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!